Alcune aziende stanno lavorando ancora senza integrare completamente i dati di produttività della macchina. A nostro avviso, se magari era un modo di procedere che fino a qualche anno fa poteva essere ancora ammissibile o non incideva così tantissimo sulla gestione totale dell'azienda, oggi si cominciano a vedere i primi problemi che queste aziende possono trovare perché non hanno il pieno controllo di quanto avviene nella propria officina. Come Belotti ovviamente abbiamo un parco clienti molto ampio e molto differenziato. Abbiamo alcuni clienti che sono molto avanti nel processo di trasformazione digitale, di digitalizzazione e di controllo dell'intero processo produttivo e ovviamente altri clienti che da questo punto di vista sono rimasti leggermente indietro. Ovviamente noi come Belotti cerchiamo di supportare entrambi per far sì anche per i clienti più piccoli e magari con meno risorse tecnologiche al proprio interno di supportarli nel processo di trasformazione digitale. Le soluzioni IoT sono molto importanti per massimizzare le performance della macchina. Infatti come Belotti abbiamo differenti sensori e differenti soluzioni nelle nostre macchine sia per monitorare il livello di vibrazioni o altri parametri critici che possono inficiare sulle lavorazioni sia per monitorare l'intera produttività della macchina in real time. Ovviamente tutte queste informazioni devono confluire in maniera organica in un sistema centralizzato che permette di ottimizzare l'analisi sia per analisi predittive che sulla produzione apposta della macchina. Nei prossimi anni l'integrazione della macchina utensile secondo me sarà sempre molto più spinta con i gestionali o i sistemi di supervisione esterno. Questo poiché grazie anche alle leggi italiane, alla 4.0, alla Sabatini, quasi tutti i nostri clienti, sia italiani ma vale anche per gli esteri, stanno apprezzando i benefici di avere una macchina che viene monitorata e controllata real time, i benefici dell'avere dei dati aggiornati sulla produttività e li sta aiutando a incrementare le performance della macchina e di produzione della macchina o dell'impianto, dell'intero impianto.